Bella a tutti ragazzi, io sono il vostro JTF Midino e oggi sono qua sul canale del clan per proporvi questa mia partita, questo mio gameplay che dovrebbe essere, o almeno secondo le mie ricerche su YouTube, è un record mondiale. Infatti si tratta di una cam d'assalto su deathmatch a squadre in solo. Come appunto avevate già capito dalla mia introducing, dalla mia brevissima introducing, io ero un player che si impegnava molto su deathmatch, infatti con questo video ve lo voglio confermare. Allora, per prima cosa vorrei precisare questo fatto della facecam, siccome vogliamo interagire con voi, vogliamo fare questa prova per vedere se vi piace, fare qualche commentare in facecam, diciamo per stabilire un rapporto un po' più fisso tra di noi, tra noi e voi che ci seguite, quindi abbiamo pensato appunto di provare, poi vediamo se vi piacerà, ne faremo altri ovviamente. Allora, vi introduco velocementissimamente la partita, è un deathmatch a squadre su Warrock, dove giocai Dante Alighieri lui, dove ho giocato con la K12, con silenziatore e caricatore aumentati, però non disponevo del perk sciacallo, quindi mi toccherà per ben due volte variare arma. La prima volta prenderò da per terra un obrobrio, ossia una K12 con mirino ACOG, e la seconda volta avrò un po' più fortuna e troverò un One Badger con mirino laser e silenziatore, ovviamente. Allora, le serie che stavo utilizzando erano, come ben tutti potete ben vedere, Satcom, Cane e Torretta. Non stavo andando per cam d'assalto su deathmatch, stavo giocando per fare le sfide con il cane, appunto la torretta, e mi è venuta questa partita. Ovviamente quando ho visto che ero in serie ho pensato un po' più alla cam che alle Strix, e quindi come potete vedere la torretta la metterò solo alla fine, però questo record rimane appunto tale. Ok, mi scuso se la qualità dell'audio non è il massimo possibile immaginabile, solo che dispongo di questa webcam che comunque come qualità video è anche abbastanza buona. L'audio non è perfetto, ma comunque spero si senta bene, spero che non mi dia fastidio. Oltre a tutto ciò, il gameplay è anche effettuato molto velocemente, infatti si tratta di una cam in 190 secondi su deathmatch, un risultato a mio parere molto buono e boh. Spero che vi piaccia come gameplay appunto, e spero che con questo possiate conoscermi meglio. Allora, cosa posso ancora dirvi? Intanto vorrei ringraziare i membri del JTF Clan per l'accoglienza all'entrata. Tutti sono stati sempre molto gentili con me, sia sul live, sia sul PSN, sia anche su Skype, Zodiac. Sono stati molto gentili, mi hanno accolto molto bene, per questo ci terrei a ringraziarli e niente. Qualche consiglio per fare cam su deathmatch? Dato che molti me lo chiedono, io vi consiglio soprattutto di seguire la minimappa, perché è l'unica, diciamo, bussola che potete usare, non so come spiegarmi, è l'unico punto di riferimento che avete per sapere dove sono i nemici, perché magari su dominio, su demolizione, anche se su ghost non c'è, sono presenti degli spawn fissi determinati da una bandiera e queste cose qua. Su deathmatch invece non ci sono, e ovviamente bisogna orientarsi in base alla posizione dei compagni sul radar. Di cam su deathmatch comunque ne ho un bel po', stessa cosa per i nuclear e per le mob. Infatti adesso vi ho già portato un mio gameplay su MV3, un mio gameplay su Ghost, probabilmente in futuro ne vedrete anche su Black Ops 2, in quanto è il gioco cui attualmente sto giocando di più, perché Ghost non è che mi faccia impazzire, Ghost non è un gioco che mi piace troppo, preferisco giocare a Black Ops 2, che è un gioco che comunque riesce sempre, anche a distanza di un anno dall'uscita, darmi quello che un giocatore si aspetta da un COD. Comunque ragazzi, qui la cam, spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un mi piace, passare dal mio canale se avete voglia, iscrivervi al canale di GTF e passate anche dalla pagina Facebook che vi lasciamo come sempre in descrizione. Vi lascio lo scoppio ragazzi, bella! Il GTF ti ammazzati, ti gasparati. Quando arrivo devi farmi